giorno dal campo di Kanke, siamo a pochi chilometri da Duok, nel nord del Kurdistan iracheno. Qui Specchio dei Tempi ha realizzato una doppia struttura destinata ai bambini che nei mesi scorsi sono fuggiti da Mosul, dall'area di Mosul, dall'area agricola intorno a Mosul, cioè sfuggiti dalle angherie dell'ISIS. Davanti a noi vedete questi, una parte dei bambini che frequentano i nostri centri, e le strutture che abbiamo realizzato sono due: quella che vedete alle spalle dei bambini e quella che è alle nostre spalle. Sono due blocchi abitativi, due container che tutti i giorni vengono utilizzati per dei corsi sia di inglese sia di informatica di base, che consentono a questi bambini di avere un'apertura verso il mondo. Purtroppo questi bambini non parlano altro che il curdo, e poter parlare qualche parola di inglese, poter capire qualcosa di inglese, per loro è davvero fondamentale per poter guardare al mondo con un altro occhio e con altre speranze. Il campo di Kanke ospita in questo momento 20.000 profughi yazidi. Gli yazidi sono un'etnia curda che è stata particolarmente aggredita e massacrata dall'ISIS per le sue credenze religiose. In questo campo, in queste tende, abitano tantissimi bambini. La percentuale dei bambini è veramente elevatissima. Qui a Kanke c'è da inventare tutto. Specchio dei Tempi c'è, è presente con queste due strutture che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, e sono strutture che sono pensate per i bambini. Eccole, ve le mostro. Questa struttura di destra è quella per i bambini, questa a sinistra è quella per le bambine. Come vedete c'è una copertura che consente di fare attività anche quando c'è maltempo, ci sono dei giochi. Adesso i bimbi sono all'interno delle due strutture e a fare attività ludica. Ed ecco, questa è l'aula informatica, la vedete, dove i bambini, i ragazzi del campo di Kanke svolgono i corsi. Sono corsi di alfabetizzazione informatica. E poi sono anche corsi di inglese che consentono loro di poter poi utilizzare anche... Eccoci qua insieme ai bambini, vedete qua insieme a me, che frequentano il centro di Specchio dei Tempi, alle spalle. Sono bambini tutti yazidi, dell'etnia ovviamente curda. Sono, vedete, sono molto simpatici, i baci, e hanno voglia di giocare e di scherzare con noi. E laggiù le tende, qui vivono circa 20.000 yazidi in questa struttura, altri 20.000 sono accampati appena fuori dal campo, in quello che chiamano formal camp, che non è altro che un campo di altri disperati che aspettano di accedere qui a queste tende, che sono appena un po' meglio di vivere sotto le stelle.